Sì, ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e Final Fantasy VIII prosegue. Cazzo, quanto mi piacerebbe poter dire che simulo l'eccitazione. No, sono assolutamente entusiasta. Sono veramente contento di poter riprendere la serie. Porca miseria. Andiamo avanti, ragazzi. Tanto per cominciare, grazie, perché nonostante la mia attenzione per i dettagli, effettivamente c'è stato un misleading nello scorso episodio, a causa della traduzione assolutamente, parliamoci chiaro, folle, di un oggetto dall'inglese all'italiano. Una cosa che non mi spiego, la Dragon Fang, che appunto è un materiale fondamentale per la Lionheart di Squall, si è tradotta come zanna di grifone e non ciò che ritenevo essere nello scorso episodio. Quindi ho controllato nell'inventario e sì, ne abbiamo comunque 4 grazie al farming fatto per ottenere nello scorso episodio materiali sbagliati. Ci siamo. Possiamo proseguire, ragazzi, e non solo proseguire implica vedere qualche evento di trama non trascurabile, ma soprattutto Fellow Seeds. Anche qui avremo perfezionismo e completismo, e soprattutto nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio, Lionheart, vedremo come, ragazzi. Vi farò mettere le mani nei capelli. Un po' come io invece sento una morsa al cuore per Blue Fields, no? Lo ricordate? Questo il titolo della host. Potremmo andare a Deling a piedi, ma no, dobbiamo seguire la trama così come ci è stata data. Andiamo con Irvine in treno. Ah! Avevo sbagliato strada. Stazione sbagliata. Ah, quando passano tutti questi anni, piccole lacune si crescono. Ne so fin troppo, ne ricordo fin troppo. Dopotutto questa comunque rimane una perfect run, quindi diamoci dentro, ragazzi. Gente che si lamenta, qui abbiamo piccole finestre di vita, no? Il Final Fantasy è sempre stato molto, molto concentrato nel dare alle ambientazioni un respiro reale. Ed è una cosa molto preziosa all'interno di un gioco di ruolo, ragazzi. 3000 Gael, di nuovo. Stanno per succedere cose. Eccoci qui. Quindi, avevamo diviso il party. Quindi avremo Irvine che non fa troppo lo sgargiullo. Chissà quando parte. È quando... da... Selfie 2.0. Appunto. Se vado avanti per primo, Selfie mi rompe le scatole. Allora andiamocene. Eccoli! Appunto. Ciao Irvine, genio del party. Ed eccola lì, a guardare la finestra e a canticchiare. Ah. Non farò la voce elettronica, ma si parte. È l'unico treno che va da Link City. E ride da morire. Forse è il destino. Santo cielo, finto eroe Dark. Ma che cosa dice? Guarda, Zella, lascia perdere. Ma non voglio che quello scemo di Irvine usi la cabina degli ospiti, ok? Un complessato, un introverso. Un impulsivo ragazzino infantile, Seifer, che è indescrivibile appunto, almeno non è con noi, una frustrata che però ha tutte le ragioni di esserlo, e una persona che vorrebbe cambiare il mondo, ma è ingenua nel cercare di farlo, nonostante i buoni intenti. Ragazzi, siamo un party perfetto.
Da un'occhiata a cosa? Non è mio nipote. Questis, su, ho capito che sei un insegnante, però. Ecco, mi preoccupa molto più selfie. Che bello, eh? Oh, cielo. È il destino che ci ha fatto incontrare. Chi lo sa? Oh! Un sospiro d'amore? Ma che cavolo dici? Santo cielo, Irvine. Te lo infilerei nel culo quel cappello. Metterai in pericolo tutti noi. Per un motivo logico che però non ci dirai. Complimenti. Cosa sarà? Il fascino, il carisma. Ovviamente, selfie. È una missione importante. È normale che tu sia molto agitata. Oh. Sogni spezzati. Fanciullezza infranta. Un po'. Canticchia? Dai. Ci tenevo. Adoro selfie. La sua totale euforia. Ah, Fenrir. Ah, se leggo Fenrir al posto di Rinoa mi incazzo adesso, lo gonfio. Hai il ruolo più importante in questa missione, tienilo presente. E appunto, cerca di tenerlo presente piuttosto che fare il cazzone. Nessuno mi capisce. Se stesse prendendo per il culo Squall, sarebbe stupendo. I direttori scelti sono soli per natura. Soli nel mondo, affidiamo i nostri istinti e poniamo la nostra essenza in un sol colpo. Oh, Metapino. La pressione di un momento, la tensione di un istante. Questo è chiaramente vero, certo. Non è certamente un ruolo facile. Però, per favore, in teoria non fai il figo così. Ottimo inizio, Irvine. Metterai sicurezza nel tuo gruppo. Quindi, lasciatemi stare e non mi stressate. Questo volevo dirvi. E non fa una piega. Intanto Zell, giustamente, prende a pugni le pareti. Ovviamente tutti all'epoca abbiamo pensato: Zell è così forte da stordire il treno? No, perché non siamo in Final Fantasy VI in cui è possibile fargli un suplex al treno. Bei, bei ricordi. Chi li condivide con me? Deling, ragazzi. Esatto. Volendo, nulla ci vieterebbe di prendere dei treni, no? Si può esplorare il mondo, ma per ora è presto. Non è ancora arrivato il momento di fare quel tipo di completismo. Andiamo, ragazzi. Deling l'abbiamo già vista. Ricordate come e dove? Eh? Kyros, Laguna, Ward. Guardate questi fondali pre-renderizzati. Al di là della musica che mi sta entrando nelle vene, facendo venire i brividi e quasi commuovendo, nonostante non ci sia niente, nessuna ragione per farlo, per dover causare questa reazione, eppure guardate, ragazzi, guardate. Come al solito, Final Fantasy VIII ci delizia e ci fa veramente innamorare, quasi letteralmente, mostrandoci cutscenes quasi interattive, sei all'interno dell'azione e di solito, ragazzi, queste cose, queste cutscenes, erano il motivo per il quale i CD venivano riempiti. È il motivo per il quale il CD è stato importante nell'evoluzione del gaming. La possibilità, appunto, di riempirsi di cose pesanti come potevano essere dei video. Su, ragazze. Andiamo di casa di Caraway, no? Bisogna prendere l'autobus numero 8. Conosci molto bene questo posto. Perché? Io sono di Calpadia. Ah, davvero? Devi avere una bella storia da raccontare. E non è il momento giusto. Laguna vive qui. Già. Vive qui o viveva qui, Squall? Andiamo. Eccoci a Deling, ragazzi.
qui è possibile sfruttare davvero i reali metodi e mezzi di trasporto. Tuttavia, noi abbiamo qualcosa che ci fa prudere le dita. Esatto, il completismo. Qui stiamo per fare una delle cose più belle, potenti e clamorose che si possano fare nel primo CD. Andiamo dunque! Seguitemi. Sto per mostrarvi qualcosa di esilarante. Allora, passo numero 1. Siamo arrivati a Deling, non Galbadia. Siamo partiti da Galbadia e mentre cerchiamo di farci investire brutalmente, possiamo andare in un luogo, ragazzi, che con euforia e ricordi dovremmo tutti riconoscere. Questo è l'hotel, tra l'altro, nel quale abbiamo visto delle scene molto importanti, molto toccanti. Meno 1 per virilità, già. Punteggi, amicizie e persone e canzoni e piani. Allora, andiamo a dormire. Paghiamo e facciamoci un sonno. Qual è il motivo? È chiaro, ragazzi, al di là di mostrarvi con questo party questa stanza, ovviamente arredata in maniera diversa e probabilmente non è la stessa stanza, ma comunque il background è quello. Prendiamoci una rivista di Timbermaniacs. Piccolezze, 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 piccolezze. Vedrete in futuro, ragazzi. Ora, seguentemente a questo, vale la pena sempre comunque salvare la partita. Non esiste l'autosave, ragazzi. E sia, adesso, ricordate, nei primi episodi, quando abbiamo cominciato la quest della regina delle carte, ora possiamo cominciare ad avere i primi veri vantaggi e cambiamenti derivanti da quella scelta. Questo è un percorso di Deling molto importante. Abbiamo il negozio delle armi che molto, molto presto ci permetterà di fare qualcosa di incredibile nel prossimo episodio però. Ma qui, quest'uomo in nero, questo ragazzo, eccolo qui, possiede una carta molto speciale. Ed è presente solo ed unicamente grazie al fatto che la quest della regina delle carte è avanzata. Detto ciò, ora giochiamo. Ta-dan. Ragazzi, i ricordi di aver trovato questa carta. D'altronde, in Final Fantasy VIII ci sono indizi per i quali è possibile indovinare dove si trovano alcune carte rare. Basta andare a parlare appunto con la regina delle carte. Però, ovviamente, dopo tanta esplorazione in una run di completismo, si può fare di meglio. Detto questo, il nostro obiettivo è girare carte senza la possibilità di perderle. Abbiamo un mazzo piuttosto impreciso e abbastanza fiacco senza poter vedere l'avversario. Cerchiamo di non fallire. Il punto fondamentale è non farci rubare carte. Oh, ho sbagliato tasto. Questa è una partita che non posso giocare in maniera sgargiulla e divertente. Dobbiamo cercare in qualche modo di non farci rubare qualcosa di ingirabile. Per esempio, cosa intendo dire? Che se io metto il Komoguri, il Minimog qui, ragazzi, cosa accade? Che io vinco la carta, ma se qualcuno mi vince a sua volta il Minimog, che ha un 3 a destra, quindi è estremamente facile da sconfiggere, io non potrò più riprendermelo, e quindi è uno svantaggio grave. Vale la pena, a volte, agire così. Non abbiamo girato nulla, ma ci siamo protetti. Vedete? A questo punto, invece, possiamo fare questo. E anche se ci girassero di nuovo i Frit, potremmo cavarcela. Ma in realtà avremo il 2 sotto. Capite? Sto cercando di farvi vedere le mie tattiche. In questo caso, è vero, gireremo soltanto il draghetto, ma nessuno potrà ostacolarci Cypher. Certo, lui è ancora in vantaggio, ma, ragazzi, ora noi faremo questo. E qualunque carta lui metta, attenzione, no? Qualunque carta lui metta è una parola grossa. Perché se adesso io metto, per esempio, Diablos,
Ifrit qui, potrei dire, e vai, Diablos girerà con la sua A qualunque carta lui metta sotto Dragon Isolde, che è quello verde. No, perché se lui lo mette sotto Seifer, io ho un 3 a sinistra di Diablos. Quindi la cosa migliore che si possa fare in questo caso, in realtà, ridicolo che sia, è mettere Diablos protettivo qui. E quindi vincere la partita. Ha! Piccolo giocatore. Kyros. È fanta. Ragazzi, questa carta ovviamente è una delle migliori carte del gioco per la partita. Ma è incredibilmente più utile e ha un reward pazzescamente fuori da ogni logica di potenza per quanto riguarda la sua transcardizzazione, diciamo. E quindi, Kyros, dacci questi 3 acceleratori. Cosa fa l'acceleratore? Abbiamo sacrificato una carta che ci avrebbe permesso di vincere molte partite molto facilmente, ma non ci interessa perché noi abbiamo l'acceleratore, che è un oggetto il quale insegna how to haste ai Guardian Forces. Che cosa implica? Hast, qualunque sia la sua pronuncia corretta, scusate, è una magia che raddoppia la velocità dell'active time battle, ossia della barra per fare il proprio turno. Non solo, questo implica che anche dopo la morte e la propria, appunto, resurrezione tramite un oggetto o un incantesimo, haste sarà già castato su di noi, ma che saremo immuni a slow e stop. Ragazzi, in altre parole, nessuno potrà romperci le scatole. E ora, controllando un po' che il nostro party, abbiamo Quetzal, Shiva, poi Ifrit, Siren e Diablos, giusto? Quindi abbiamo Ifrit, Quetzal e Diablos. Acceleratore, state a vedere. Ora cominciamo a fare le cose serie. Oh, come se prima non le avessimo fatte. Ogni episodio ha la sua sorpresa. Che emozione. Quetzal. Grazie. Ifrit. Oh, Ifrit ha perso spazio, ma ovviamente è il motivo per il quale abbiamo comprato, vi ricordate, l'erba per far dimenticare le abilità ai Guardian Forces. Tuttavia non c'è bisogno di esagerare. Possiamo inserirla, insegnare Auto-Haste a Siren. Però Siren è così fiacco come Guardian Force, è un peccato sprecarlo, ma in realtà non è uno spreco, è solo una questione estetica, ragazzi. Chi gioca Final Fantasy lo sa, anche l'estetica interna delle caratteristiche di un party sono importanti. Siren, oppure per non dare fastidio all'insegnamento che hanno i Guardian Force delle proprie abilità, vediamo un po' se abbiamo qui utilizzabile. Mutto, no. Smemo erba. Ifrit. Gli facciamo dimenticare assimila. Sì, non ci interessa. Grazie. E a questo punto, per essere perfetti, Ifrit. Oh! Già, ho accelerato un secondo, ragazzi, perché non bastava togliere assimila in quanto è un'abilità base. Questa è una piccola dimenticanza che ho avuto. Ho dovuto cancellare a Ifrit ciò che ritengo l'abilità più inutile in Final Fantasy VIII nei Guardian Forces, ossia la potenza del suo danno, ossia magie invocate più tot per cento. Ora anche lui ha Auto Haste. Diablos, ragazzi, ci siamo. Allora, Sab, ovviamente il tuo danno è molto importante, per ora lo teniamo così. Quistis, Auto Haste. E infine, oh, in realtà ammetto che la mia è un capriccio, perché a conti fatti non serve a Sab, o meglio, il nostro Squall, così tanto danno. Ma sono troppo feticista dei danni, non posso farne a meno. Quindi, dopo aver fatto questo reale unplan, perché ragazzi, Auto Haste permanente al primo CD non è qualcosa di molto trascurabile. Andiamo e proseguiamo, ragazzi. Ora vi sarà una porzione di trama. Dobbiamo andare da Caraway.
vi hanno informato del nostro arrivo. La comunicazione ci è arrivata, ma il colonnello Caraway vuole verificare le vostre reali capacità. Come al solito non si fida della gente. Reali capacità. Siamo Sid. Cosa dovremmo fare? Andate alla tomba del re senza nome. Si trova a nord-est dalla città. Ci arriverete facilmente. Dovrete riportare come prova un codice segreto che troverete là. Codice segreto? Volete una prova di coraggio? Ci sono molti studenti che vogliono parlare col colonnello. Ieri uno studente di Galvadi è andato alla tomba del re senza nome e non è ancora tornato. Uscite dalla città e andate a nord-est. Troverete la tomba. Il vostro compito è ritrovare il codice identificativo del ragazzo scomparso. Dovreste riuscire a trovare un oggetto particolare vicino all'entrata che vi permetterà di capire il codice. Non proseguite fino in fondo, potrebbe essere molto pericoloso e potreste anche non ritornare più indietro. Comunque, eccovi una mappa. Potrete vederla premendo boo dentro la tomba. Grazie, ma non ci interessa. Se premerete boo mentre la mappa è visualizzata, potrete uscire subito, ma il vostro rango seed scenderà. Alle ore. Suggerimento? No. Visualizzatore di posizione? No, non ci serve. Spiegami di nuovo, accompagnaci fuori dalla città. Vi consiglio di affittare una macchina per muovervi. No, grazie, ho incontri zero. Allora ragazzi, questa è la situazione. Ci è stata chiesta una prova di coraggio. Tanto per cominciare si salva la partita e vi racconto un piccolo aneddoto. Da piccolo, quando giocai la prima volta Final Fantasy VIII, non avevo idea di dove fosse Nord-Est in un videogioco. Dovetti utilizzare semplicemente la logica, perché ho pensato a Nord-Est, Dest, ma... E riuscii, grazie al cielo, dopo giorni, a pensare, se la mappa fosse una cosa quadrata, il televisore quadrato, allora nord-est è in alto a destra forse, e ci azzeccai, ma vi assicuro ragazzi, vi assicuro, che ci ho messo giorni a pensare, televisore, bussola e così via, quindi andiamo a nord-est, fellow seeds. Qui avremo una side quest, vale a dire ignorare il saggio consiglio del soldato, e proseguire fino in fondo, all'interno della nostra tomba, dove troveremo un Guardian Force secondario. Tra l'altro, non solo uno dei più divertenti di Final Fantasy VIII, ma in realtà uno di coloro che ha le abilità più utili. Per quanto riguarda sicuramente il primo CD, la più utile. Rivela zone escluse. Via! Tipiche gonnette giapponesi, perché quelle praticamente non avevano altro che le mutande addosso. Qui abbiamo vari assimila, eccetera, ma non ci interessano quasi per nulla. Un punto di salvataggio e la tomba, tra l'altro con rumori, suoni. Animazioni. Così curate nonostante la definizione così bassa. Provate a immaginare cosa significa, no? Dover sfruttare le risorse per creare un'ambientazione così stupenda con così pochi pixel a disposizione, ragazzi. Molto più complesso e molto più, in qualche modo, qualitativamente alto di ciò che fanno molti, molti titoli oggi. Sovrabbondanza di pixel che però non hanno nessun'anima. Peccato. Allora. Non è, per esempio, il caso di ciò che sto giocando adesso, quando ho il poco tempo che mi ritaglio a notte fonda, ossia Inquisition, che in realtà utilizza molti pixel, ma con molta cura e molta, molta passione. Devo dire la verità che, nonostante i suoi problemini, è molto, molto speciale. Ragazzi, sentiamoci la soundtrack e immergiamoci. Studente D numero 1. Numero 1! Ragazzi, il numero è casuale. È casuale e va anche oltre le centinaia, centinaia, centinaia. Cavolo, studenti ID numero 1. La mia serie avrà registrato per sempre che l'ID è il numero 1. Capolavoro. Pazzesco. Che coincidenza. Mi ha mai successo, ovviamente. Allora, ovviamente la mappa è un labirinto. Quindi, mentre provo tutti i tasti, sperando che appaia a un certo punto... Yeah! Ok. Noi siamo all'inizio. Chiaro? Bene. Il nostro obiettivo è arrivare al centro per la side quest.
dovremo seguire un percorso. Non preoccupatevi se il vostro cervello si frigge, perché in realtà è una stupidaggine, ma a vederlo all'inizio sembra un vero labirinto, mentre in realtà è tanto, tanto semplice. Semplicemente bisogna andare su tutte le estremità e tornare all'indietro. Vale a dire, seguire il tunnel della tomba in senso antiorario. E non ci saranno problemi. Incontreremo Brothers, i fratelli. Che siete? Ho 238 di forza. Ecco chi sono. Il tuo nuovo padrone. Mi dispiace, ma veramente. Autohaste fa il suo dovere. E volendo potremmo anche assimilare cosine, per carità. Raids. Ok. Ciò che faremo adesso, ragazzi, sarà accelerare, perché in realtà ho intenzione di assimilare 100 Protect, 100 Shell e 100 Berserk. Raids non ci interessa. Ragazzi, preparatevi a vedere in accelerazione incredibile uno dei più gravi difetti di Final Fantasy VIII. L'assimilazione delle magie. Una porcata immonda. Che però nessuno di noi ha mai sentito come difetto, perché semplicemente era così normale, no? Facevamo le magie per potenziarci. E invece no, non va bene, non va bene per niente. Credo proprio che assimilerò solo con Sabaku, comunque, Squall, perché altrimenti le statistiche di magia di Rinoa e Quistis sono troppo basse. Vedete come loro falliscono l'assimilazione mentre Squall riesce costantemente a prenderne 9? Ebbene, questo è definito dalle caratteristiche. Ci prepareremo meglio per il boss successivo. Per ora faremo solo Squall. E l'accelerazione sembrerà quasi breve. Ha! Illusi. Illuso anche io. Squall non ha mai assorbito niente che non fossero 9 unità di quella magia, ragazzi. So che questa è una cosa molto speciale per qualunque giocatore di Final Fantasy, ma funziona in questo modo e sarà sempre una grande soddisfazione. Non voglio neanche star qui a descrivere il fatto che mi sia sembrato quasi divertente assimilare 300 magie, no? Non so perché noi vecchi giocatori siamo così. È un po' come il breeding dei Pokémon. È una cosa talmente fatta male, talmente contorta, talmente tecnicamente stupida e ripetitiva, che non dovrebbe essere in nessun modo attraente. Eppure, capita che lo diventi come il gioco d'azzardo. Secret? Beccati questa. Ma siete molto forti. Ah, eccoci qui. Grazie, Quetzal. Maledizione, ricorderò di voi. Ecco qua, il primo meccanismo è andato avanti. Ora. Caro mio uccello fulmineo. Non è nulla, eh? Vabbè, a posto. No, va. Abbiamo già farmato abbastanza. Ora bisogna ricordarsi che siamo usciti dalla porta, quindi siamo invertiti, ma si continua ad andare a destra. Riuscite a ricordare come funziona la mappa, ragazzi? Ora siamo... Sapete dove? Non posso mostrarvelo, non ho comprato... Non ho speso soldi per corrompere una guardia che mi desse un oggettino stupido. Ma so esattamente dove sono. Ci stiamo muovendo in senso antiorario, ragazzi. Stiamo per raggiungere, tra poco, il nord. Stiamo letteralmente facendo destra, destra, su, destra, su, destra, su, destra, su, destra, su, hop, su, su, visto? Questa è una parete che era chiusa. L'abbiamo aperta grazie al fatto che, indovinate un po', abbiamo eliminato Secret, o meglio, l'abbiamo fatto muovere da quel tasto a pressione. Abbiamo qui Levita. Levita, ragazzi, è molto importante, ed è molto importante per un motivo molto, molto semplice. Il boss che stiamo per affrontare è, ovviamente, la compagnia di Secret e suo fratello. Il Guardian Force si chiama Brothers. E, nel mentre vi prometto che vi mostrerò i Guardian Force molto presto, il problema è che la loro abilità incredibile è quella di fare dei danni molto elevati con terremoto. Ovviamente a noi non farebbero un tubo, ma un terremoto. E il fatto che loro
si rigenerano restando con i piedi a terra. Quindi, facendo fluttuare i propri personaggi, si elimina il problema di ricevere quei danni terribili. Facendo fluttuare loro, non verrebbero rigenerati dalle loro abilità. In altre parole, molto semplicemente, Levita aggiunge lo status di levitazione e protegge da questo e altri status e da altri attacchi, diciamo. Esatto, il dungeon è quasi completo. Guardate le animazioni, la cura per i dettagli, la luce, l'effetto di controluce della porta, il mulino. Che meraviglia. Allora, vediamo un po' di junction. Ecco qua. In realtà potremmo anche, francamente, aumentare un po' le caratteristiche. Però, aumentare le caratteristiche intendo ovviamente equipaggiando magie che creeremo adesso. Però avendo noi a che fare con, appunto, una sequenza di incantesimi piuttosto potenti già adesso, non ci serve esagerare. Perfetto, così. Potremo assimilare cosine. Questi sono tutti consigli ed indizi che sono certo fanno venire i brividi a chi non li conosceva. Io mi sto emozionando solo ricordandoli e mettendoli in atto. Ora stiamo tornando all'entrata, ragazzi. Una volta tornati all'entrata, bisognerà andare verso nord perché abbiamo fatto scendere un ponte che ci porterà a quella stanza centrale circondata dall'acqua, come era intuibile vista la situazione dell'esterno. Mulini, pozzi, eccetera. Questa dovrebbe essere l'uscita? Mi sto sbagliando? Esatto. Ora invertiamo il senso di marcia e andiamo dritti. Parlando, appunto, mi sono distratto e non sono andato a sinistra dove sarei dovuto andare. Ah, ho perso un rango seed perché sono uscito. Sciocco me! Ovviamente, in realtà, il rango seed, lo sappiamo, serve solo per livellare. Non avessi avuto la parlantina fissa, avrei girato a sinistra al posto che a destra e sarei uscito. Sciocco! Tuttavia, pronti. Mi hanno trattato male, come se fossi fuggito da questo dungeon, cosa che effettivamente il mio party ha bisogno di fare. Ricordiamoci però una cosa divertente, che andando in guida, è possibile fare i test, esame scritto dell'innalzamento del grado seed. Vengono fatte delle domande, e tramite quelle domande ti viene dato un punteggio. Dipende quanto conosci bene Final Fantasy VIII. Molte domande sono superiori al momento in cui stai giocando, per questo il test è equilibrato, altrimenti si potrebbe raggiungere un grado seed veramente alto molto in fretta, salvo ovviamente guide online che ti dicono le risposte. Proviamo a recuperare il nostro rango seed. Il comando simile, estrarre magie dai nemici, certo. Guardian Force vuol dire Garden Fighter. No! Gli elementi sono in tutto 8. Questa è tosta. Contiamoli, no? Fuoco, acqua, aria, terra, sacro, ghiaccio, veleno. Dovrebbe essere un elemento? Sì, dovrebbero essere 8. In battaglia, tanto più alto è il livello di forza, tanto maggiore sarà il danno arrecato al nemico degli attacchi. Sì. Junction HP è un'abilità di tipo Junction. Non si può scegliere quale abilità il Guardian Force deve imparare. No, si può. La magia consuma MP. No, non qui. Il nome del Guardian Force può essere cambiato. Sì. I personaggi possono indossare un equipaggiamento protettivo in battaglia. No. Il Guardian Force aumenta di livello con l'acquisizione di Ability Point. No. Aumenta di livello con l'esperienza. Hai preso 100 punti. Siamo tornati a livello 7. Grazie. Ovviamente potremo andare molto oltre. Basta avere un po' di cultura generale sul gioco. Pronti, ragazzi. Eccolo qui, arrabbiatissimo. Di nuovo qui? Prima mi avete sopraffatto, ma questa volta non la passerete! Mio fratello è con me! Tocca a voi scappare ora! Fratellone, aiutami! Guardala, questa fa un'evocazione a modo suo, no? Cosa succede? Hanno rotto la tomba e mi hanno attaccato! Attaccato? Brutti cattivi! È piccolo, è una virgola, Minotaurus, però ovviamente è fortissimo, no? Come Freezer. È proprio piccolino. Ehi, fratello, ti prendono in giro! Ah, sì, sono stupendi loro due.
Stupidi umani! Deboli, stupidi umani! Non dovreste mai giudicare dall'apparenza, giustamente. Botte. Ora assimiliamo cosine. Che divertimento. Eppure mi piace. Povero me. Non è una cosa soggettiva. L'assimila è una porcata, ragazzi, mi raccomando. Una porcata immonda. Allora, assimila. Vedete? Perfetto. Secret, invece... Ovviamente Sabaku non ha bisogno di assimilare un tubo, quindi andiamo. Squall. Shell. Shell. Decisamente. Ti tornano i ricordi di quanto possa essere noioso assimilare. Volevo mostrarvelo, ragazzi, ve l'avevo promesso. In questa run scopriremo come in Final Fantasy VIII non serva assimilare per fare magie, ma effettivamente era inevitabile la mia scelta di mostrarvi i tempi per farlo. Ragazzi, è arrivato il momento di prendere Brothers. Povero Squall. Coda di fenice, dai, su, facciamo i perfezionisti. Ovviamente Renzo Kuken è solo uno sfizio, ma in questo episodio questo è l'unico boss che sconfiggeremo. È bello averlo come ricordo, no? Combinazione Karotin. Vai, Karotin. Carotina alla carica. Sì! E adesso è finita però, eh? Oh no! C'è anche Carotin cannone! Questa è bella. Oh, bene! Il potere di Carotino. E poi quello di Squall. Ho perso. Siete forti. Bene, vi seguiremo. Carta Secklet. Ebbene, ragazzi, Brothers. Siete forti umani, avete sconfitto i due fratelli. Grazie a voi sono libero da questo sarcofago di pietra. Sembra molto medieval questo, vero? Guardate come si muove. Alla risoluzione televisiva non si vedeva com'era buffo. Eppure era stato costruito per passarci l'eternità. Mi chiedo se sia necessario chiudere qui coloro che viaggiano per l'altro mondo dopo un viaggio così lungo ed estenuante verso la vita. Carta Minotaurus. Bene, ragazzi, incredibile ma vero. Una di queste due carte la terremo per giocare perché ci permette di avere 100 ossa di drago, una cosa del tutto trascurabile. L'altra, beh, l'altra è una sorpresa. Ed è una sorpresa che mi tratterrò dal dirvi oggi e rimanderò al prossimo episodio. Decisamente. Fellow Seeds, non siamo lontani dalla conclusione, incredibilmente vicina rispetto ai tempi che mi aspettavo, del primo CD. Siamo stati veloci e perfetti, più o meno. È stupendo. Alla prossima.